Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. La progettazione narrativa dei grandi autori di fantascienza. Isaac Asimov. Words of If 1955. Come un'ape. Does a bee care? Fabula. Asimov riprende la radice di fantascienza di Amazing Stories del gennaio 1932 nel racconto The Lemurian Documents, The Pygmalion di J. Lewis Burt, in cui l'autore discuteva in modo indiretto e velato di un possibile UFO crash sottomarino con rottami alieni, ragionando di una presenza aliena e super tecnologica sulla Terra in un lontanissimo passato. Asimov permuta la presenza aliena nel passato in un essere quasi immortale, celatosi dentro sembianze umane per studiare il genere umano. L'alieno ha un comportamento benevolo. Asimov ricicla l'idea degli alieni benevoli, che fu già esposta in Thrilling Wonder Stories nel novembre del 1940 nel racconto Gift from the Star di E. Hamilton. L'alieno di Asimov sfrutta la presenza di un razzo terrestre per entrare in orbita e lasciare il pianeta Terra. Narratore esterno non onnisciente, invisibile, focalizzabile sui personaggi. Poi questo muta in narratore esterno onnisciente, che propina spiegoni al lettore, che però non annoiano e non interrompono l'incedere della favola. Un esempio interessante da studiare sull'efficacia del narratore efficiente rispetto alla più moderna tecnica dello show don't tell. Format: è un racconto di fantascienza corto e gradevole in cui si introducono elementi di tecnologia in modo superficiale e li si mescola con la telepatia. Il racconto non risulta tecnologicamente obsoleto per un osservatore del XXI secolo ed è a mio avviso etichettabile come hard sci-fi. Per questa breve puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.